Però questa vicenda di Casa Monica, tra l'altro mercoledì, cioè domani, ci saranno i funerali che, come deciso diciamo, dalla prefettura, non dovranno assolutamente avere lo sfarzo che hanno avuto il 20 agosto scorso del 2015. In realtà questo tema investe che cosa? Il governo della città, cioè il governo del territorio. Ma governo del territorio, Nogarin, nel senso più stretto del termine, nel senso di controllo del territorio, di sapere quel che accade nelle città. Che impressione le ha fatto a lei questa vicenda dei Casa Monica e di un tratto di città che è totalmente in mano a loro, perché la nostra cronista Maria Grazia Gerina, come avete visto, forse le immagini ve le possiamo riproporre, non è riuscita a varcare la soglia di quel pezzo di città, di quell'area di città. Nogarin, questa è diciamo, una bella gatta da pelare per il neo sindaco Raggi. Sì, però francamente io vi avevo già detto che non avrei risposto a questo tipo di domande relative alle situazioni romane. Io mi occupo della situazione livornese, su questa puntualmente sono nelle condizioni di poter rispondere ad ogni domanda. No, ma guardi, era una questione molto generica, adesso non so con chi ha parlato. Evidentemente non siamo stati... Evidentemente non siamo stati chiari in merito a questa cosa, cioè, quindi no, adesso... francamente tirarmi in mezzo a questo tipo di... Vabbè, guardi, basti dire io non rispondo su Roma, arrivederci e grazie, cioè io non sapevo del... non è un problema. Sì, lo sapevate perfettamente, però. Io non sapevo, dice... Sì, infatti. Siccome lei è un politico, governa Livorno, esatto. Certamente dice su Roma... È un'altra questione. Esatto, però... io sono un politico, governo Livorno e rispondo puntualmente su tutte le cose legate a Livorno e quindi non sono nelle condizioni di fare una valutazione relativamente. Certamente non rotoleranno delle teste per una domanda in più. E quindi De Mita avrebbe saputo, non ho detto questo. Lo dico io. De Mita avrebbe saputo rispondere, insomma, anche con qualche risposta di Sentiamo, vabbè, De Mita su questo possiamo sentirlo, però non sul caso Roma in generale, rendo conto che il liberista duro e puro sia ancora qui che sta cercando di arrampicarsi sono pagato dalla DC degli anni 80, mi ha mandato direttamente. Sono pagato a metà fra la CIA e la DC degli anni 80, ma fare un'analisi storico, ma io faccio un'analisi della sua della sua capacità di rispondere a una semplice domanda fatta da un giornalista. Con chi aveva parlato lei deve semplicemente fare un'analisi in merito alle questioni che oggettivamente mi avete posto e sulle quali ho risposto. È una cosa diversa, è uno standard comunemente usato. Addirittura lei è nelle condizioni di fare un'analisi del mio quoziente di intelligenza. Siamo veramente arrivati veramente all'inverosimile. Avevamo un ospite questa sera che non c'è più, era un rappresentante che ci interessava molto avere qui del Movimento 5 Stelle. Allora io dico al rappresentante del Movimento 5 Stelle che non ha ritenuto interessante per lui venire questa sera perché era presente questa sera Filippo Facci, cioè un giornalista con nome e cognome, gli dico a questo rappresentante del Movimento 5 Stelle che a Virus loro saranno sempre invitati, ma che in un servizio pubblico, ma anche in un servizio privato, chiunque faccia politica deve attenersi alle regole di tutti i politici.